Gli incensi bruciano lentamente nei templi e nelle stanze delle preghiere, davanti all'altare degli antenati, esili fili di fumo che collegano la terra al cielo. Le auto corrono in strada tra motorini e rumori di clacson, tra donne piegate sotto il peso degli antichi bilancieri carichi di merci e di cibo, ma soprattutto di speranze. Il Vietnam è questo, è l'oriente delle piccole magie, dei riti semplici e intensi, del furore che diventa sorriso e del sorriso che inganna, tradisce, avvelena. L'oriente che strega e conquista, che imprigiona l'animo e non lo libera più. L'oriente che cancella i desideri e accende le passioni. Ecco il Vietnam, comincia da qui. Controlli di sicurezza e cura delle aiuole, necessità dei tempi moderni e tradizioni antiche, metal detector e forbici per l'erba. Davanti e intorno al mausoleo di Ho Chi Minh c'è l'apparente scontro di due mondi, ieri e oggi. La calma placida e imperturbabile di donne con il cappello a cono che si prendono cura di ciuffi d'erba e l'attenzione spasmodica che appare perfino esagerata, con cui il servizio d'ordine controlla tutto dei visitatori che si accingano a far visita a Ho Chi Minh. Borse, tasche, telefonini. Cominciamo da qui questo viaggio attraverso il Vietnam. Questo è un luogo sacro, il cuore di Hanoi. È la piazza, e poi lo vedremo, dove si affaccia il mausoleo di Ho Chi Minh. È il Vietnam di ieri, di oggi, in parte anche di domani. Vedete qui questo classico cappello a cono sotto il quale lavorano le donne. Alle nostre spalle c'è il Parlamento, c'è anche una caserma di polizia. Qui è tutto ovviamente molto controllato, molto sacro, è un luogo affollato, è un luogo che ricorda il sacrificio dei vietnamiti nella lotta per la libertà. Questo è il paese del drago e della farfalla, come è stato anche definito. Il drago evoca la forza, la fierezza, la farfalla fa parte anche di un mito, cioè le farfalle del Mekong, nelle quali si trasformavano le guerrigliere vietnamite. Dicevamo che questo è il cuore, in qualche modo, del Vietnam. Qui c'è il mausoleo di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, eroe, padre, zio Ho di questo paese, è stato imbalsamato e il suo corpo è custodito qui ed è venerato. Ogni giorno vengono da tutte le parti del Vietnam, oltre che da altri paesi, per vedere questo corpo, per vedere come il vecchio zio Ho è conservato. Allora, qui dietro di noi c'è il mausoleo di Ho Chi Minh, di cui lui è un Tran. Tran è uno di quelli che si occupa di sorvegliare, di non insomma avere problemi qui. Oltre questa soglia non si può andare, no? No. Ok, thank you. Come on. Goodbye. Ciao. La, diciamo, della salma di Ho Chi Minh è stato imbalsamato, un po' come è avvenuto per tanti leader comunisti del passato. Stalin, Lenin, anche Mao è stato imbalsamato. Lo hanno sistemato dei russi, dei tecnici russi. Ho Chi Minh è morto nel 1969, quindi non ha fatto in tempo a vedere l'unificazione del suo paese, che è avvenuto... che è avvenuto nel 1975. Ogni tanto la sua salma ha bisogno di essere risistemata, e allora viene presa, portata in Russia e risistemata un pochino. Ora all'interno non è possibile filmare, vedete la gente che sciama, che dopo aver visitato il mausoleo, la coda che continua.
E all'interno, dicevamo, non si può filmare, ma insomma è facile immaginare cosa c'è. C'è una stanza refrigerata dove bisogna passare anche con un po' di fretta. Bisogna tenere naturalmente un atteggiamento molto ossequioso, mai le mani in tasca. Una visita di quelle che restano impresse nella memoria anche per la temperatura, perché dentro fa davvero freddo. Nulla, neppure nel comportamento dei visitatori, deve apparire meno che marziale. Il passo deve essere lento e cadenzato, come quello della guardia d'onore che veglia il corpo di Ho Chi Minh 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno. Star qui per questi soldati è un privilegio, essere scelti è più di una promozione. Ho Chi Minh è disteso, protetto da cristalli talmente puliti che sembrano non esistere. Indosso ha una giacchetta scura da funzionario, il volto sereno, i capelli striati di bianco, la bocca segnata in un lieve sorriso che infonde tranquillità. La stessa espressione di tutta l'iconografia, dalle statue ai busti, evidentemente ben studiata e ottimamente realizzata. Si passa, si guarda e si va via. La visita dura un attimo, vietate le foto, le riprese, vietato entrare se si è vestiti in modo meno che rispettoso. Questo è un sacrario laico dove davanti alla morte del corpo si celebra la vita di un grande condottiero. Ciò che in Hanoi non è mai mutato troppo è quella sua atmosfera quasi magica. Come tutte le città d'Oriente, custodisce con naturalezza un fascino misterioso che la rende unica e inimitabile. Sono le viuzze del quartiere vecchio, quello che i francesi chiamarono Cité Indigène, e il sorriso, a volte anche bugiardo, dei suoi mercanti, e il malizioso sguardo delle sue donne. A colpire sono anche i ricordi di guerra fatti di monumenti, cimiteri, ma purtroppo anche di tragedie ancora in corso, scatenate dalle conseguenze dell'agente Orange, il diserbante usato dagli americani che fa nascere bambini malati o deformi. L'occidentale che arriva non sfugge a un senso di colpa per quella guerra che lo accompagnerà per tutto il viaggio. Quello che appare come un problema quasi totalmente superato è la libertà religiosa. L'ateismo di Stato non è più un dogma e il governo, dopo l'avvio del Doi Moi, la politica del rinnovamento, si è mostrato sempre più disponibile verso ogni forma di religione, fino al punto che il premier vietnamita è volato a Roma per incontrare il Papa. Non era mai successo. I vietnamiti pregano, ma come pare a loro, hanno sempre avuto un atteggiamento pragmatico nei confronti della religione. Quando se ne presenta una nuova, la aggiungono a quelle vecchie. Tutto questo di solito si chiama Tam Giao, una specie di fusione tra buddismo, confucianesimo e taoismo. Poi ci sono i cattolici, circa 6 milioni, mentre in costante aumento è il caodaismo, un culto spettacolare, un miscuglio di buddismo, islamismo e cristianesimo, che è di fatto la terza religione del paese. Si prega molto anche nelle case, davanti agli altari degli antenati, che anche dopo la morte vengono considerati ancora presenti. Per un anno, in molte case vietnamite, si mantiene un posto a tavola per la persona che è scomparsa. Ma la fede, qualunque sia, si fonde con la superstizione e diventa qualcosa di affascinante, se però si è soltanto spettatori e non se ne diviene vittime o prigionieri. Uno dei riti più diffusi riguarda ovviamente il denaro e un curioso sistema propiziatorio. In Pho Hang Ma, letteralmente la via contraffatta nel quartiere vecchio, si vendono dollari palesemente falsi, chiamati denaro fantasma. Vengono bruciati o affidati alle acque dei molti laghi che punteggiano la città per omaggiare i defunti, ma anche perché quel denaro possa tornare, sotto forma di banconote autentiche, nelle tasche di chi celebra la cerimonia. Si capisce perché il Vietnam sia un paese ricco di leggende. Tra le tante, quella del lago della spada restituita, Ho An Kiem. La leggenda racconta la vittoria dell'imperatore Le Loi nella prima metà del XV secolo contro le armate cinesi dei Ming invasori, grazie a una spada che era rimasta impigliata nella sua rete un giorno che pescava sul lago. Rientrando ad Hanoi vittorioso, Le Loi si recò al lago. Le acque ribollirono e una tartaruga enorme, il genio delle acque, gli chiese di restituire la spada che gli aveva prestato per sconfiggere i nemici. E così fu. È fatta di piccole cose la vita semplice della gente di Hanoi. Anche se i tempi moderni stanno cambiando le abitudini di questa città e i rapporti umani, alcune usanze e molte tradizioni vengono rispettate.
Oggi Hanoi rincorre uno sviluppo che ha già dato ottimi risultati, anche grazie al turismo. Gli alberghi sono spesso pieni e a volte diventa perfino difficile trovare una stanza. Lo stesso accade con i voli, che è sempre meglio prenotare con un discreto anticipo. Il turismo sviluppa l'economia e innalza il tenore di vita, il benessere diffuso fa crescere i consumi, ma poi anche i prezzi, e di questo già si lagnano gli abitanti di Hanoi. Oggi un impiegato di medio livello, un insegnante o un funzionario governativo guadagna l'equivalente di $150-200 al mese. Ma con mezzo dollaro, 7-8 mila dong, si mangia una zuppa e un piatto di riso nei ristorantini che spuntano sui marciapiedi. Allora, questa è la vita che fanno questi signori qua come Chun. Lui ha 43 anni, due figli. Insomma, non è che è proprio semplice questo trabiccolo, anche perché non ho capito bene dove si frena, forse è qua. Sì. E un giro di un'ora costa $5 più o meno. Poi, a seconda di come ti presenti, loro ti chiedono un po' di più o un po' di meno. Tutti ridono perché naturalmente si sono invertite le parti. Chun non è tranquillo, stai sereno. Che suoni! Insomma, come vedete, anche per i mestieri più semplici ci vuole un minimo di esercizio. Ma non è che dobbiamo fare il giro di tutta la città, insomma, no. Poi a un certo punto cambieremo. Cappello. Hey, give me $5. Ecco, mo ci siamo fermati. Oh! Change. Okay. Much better. Take your hat. Okay. Una delle meraviglie di Hanoi, ma anche dell'intero sud-est asiatico, è proprio il vecchio quartiere, il quartiere delle professioni, dove si ritrovano ancora gli artigiani e quelli che producono una serie di oggetti che tanto tempo fa erano usati, ma che oggi anche sono usati. L'attrazione è proprio vedere queste persone che lavorano in mezzo alla strada, ed è divertente passeggiare perdendo tempo. Si può stare da un'ora a un'intera giornata perdendosi in questo intrico di vicoli che spesso si rincorrono l'uno con l'altro, portando magari in dei posti chiusi dove all'improvviso spuntano quattro tavolini, tre sedie e si mangia una zuppetta o si beve un tè verde. Andiamo dunque a vedere il vecchio quartiere di Hanoi. Per uno di quei miracoli che nessuno sa spiegare, questo labirinto di strette vie, improvvisi slarghi, tortuosi sentieri che nascono da un cortile e muoiono in un altro, resiste quasi intatto dal XV secolo, sopravvissuto a imperatori e colonialisti. Tasse feroci furono imposte a queste case, in particolare a quelle che avevano facciate più larghe di 3 metri. Altre vennero realizzate senza finestre nei punti dove era solito passare l'imperatore, in modo da garantirne la sicurezza. Ma quando si arriva qui, in una qualunque delle 36 strade, dove scolpiscono lapidi o intrecciano stuoie, dove battono gli argenti o affidano al vento gli aromi delle erbe, non si andrebbe mai via. Il nome di ogni strada è preceduto dal termine Hang, che significa merce, mercanzia. Ogni corporazione si costruì un tempio, alcuni dei quali sono ancora visibili, come il Bak Ma, il tempio del cavallo bianco, il più antico di Hanoi. Si passeggia inseguendo un ricordo, un'atmosfera, un sogno, immaginando com'era e come sarebbe stato bello, forse, esserci allora.
Oggi questa è la fucina della città, dove la gente lavora e si incontra. E comunque, a saper cercare, si trova davvero di tutto. Stradine del quartiere vecchio sbocciano le botteghe artigiane e la particolarità di questa zona è che ogni mestiere ha una via dedicata. Così c'erano e ci sono ancora la via dei tintori e quella degli argentieri, quella degli erboristi e dei fabbri. Si lavora in strada, una bottega accanto all'altra, e questo rende tutto meno pesante. È il senso di comunità dei vietnamiti che si ritrova in queste strade. Infatti, non erano soltanto gli artigiani dello stesso mestiere a volersi ritrovare nella stessa strada, ma tendevano a fare gruppo anche le famiglie che provenivano da uno stesso villaggio e avevano lasciato la campagna per venire a lavorare e cercare fortuna ad Hanoi. Era il senso protettivo della comunità che è fortemente presente ancora oggi nella vita dei vietnamiti. Girando per il quartiere vecchio, oltre ai bei mercati alimentari, si trovano anche strade interessanti, come quella alla preferita dalle signore, dove si vendono soltanto scarpe, e c'è una via, Pho Cha Ca, affollata di piccoli ristoranti nella quale si arriva seguendo un odore inconfondibile. È la strada del pesce arrosto. Un'altra caratteristica del quartiere vecchio sono le case museo, vecchie case per lo più abitate da mercanti cinesi, che sono state restaurate e a volte nuovamente decorate. La visita è interessante per capire come si viveva e in qualche modo si vive ancora ad Hanoi. Bisogna partire dal fatto che il Vietnam è tuttora un paese relativamente povero e che fino a 20 anni fa era un paese molto povero, che soffriva addirittura di carenze di alimentari gravi. E oggi invece è un paese in grande crescita, quindi da posizione, da un livello di partenza difficile, diciamo, è un paese in grande crescita. E anche un paese in cui naturalmente si stanno presentando problemi di squilibri sociali, però è il paese al mondo che ha ridotto di più la povertà negli ultimi 15 anni. Quindi come dire, è un paese che ha molte facce, possiamo dire, una faccia che è quella del passato difficile, doloroso, che naturalmente è risultato di tanti anni di guerra, ma anche una faccia invece più moderna, più bella, più allegra, perché è un paese che ce la sta facendo tutto sommato in modo abbastanza sostenibile, ce la sta facendo riuscendo a coinvolgere gran parte della popolazione in questo processo di crescita. La pietanza più diffusa nelle case come nei ristoranti, quella che tutti i vietnamiti mangiano ogni giorno, è il pho, una zuppa che sembra semplice da fare ma in realtà nasconde una preparazione molto lunga. L'idea di trasformare questa abitudine in un grande business è venuta a Lee Ki Trung, un quarantenne d'assalto che è fra gli uomini d'affari più ricchi e conosciuti del Vietnam. Ma solo pho mangiamo. Nel 2003 ha aperto il primo Pho 24 a Ho Chi Minh City e 6 mesi dopo sono stati inaugurati in rapida successione quelli di Hanoi, Hue, Da Nang, Nha Trang, Vung Tau, Binh Duong e poi tanti altri all'estero. Ecco i pho! Vedi, questo è quello che desideri da tanto tempo. Ciao che va a Bung, te ne avunga. Che ha detto? Vuole seguirti prima o io? Carina, ora me li rovescia tutti e due addosso. Come on! Come on. Questo che è di beef, è di manzo. Sì, di manzo. E qui c'è un cacciaco, è di manzo. E metti una spuntina di limone, che non è male. Poi buon appetito. Per fare questa zuppa ci sono 24 ingredienti per fare. Come on. Perciò 24 ingredienti. Si chiama 24 in questo modo. Questo che è? Questo è un tipo di cosiddetto la panna frittata, prima mangiarlo insieme. Anche questa è una cosa in comune con la cucina. Va messo dentro, no? Si fa la zuppa? Sì. Senti, vogliamo parlare pure un po' di Vietnam nel frattempo? Adesso c'è sempre più gente che desidera venire in Vietnam. È un paese, come dire, in testa alla lista dei paesi desiderati da visitare.
Ah beh, tu, se tu dici sotto quello d'aspetto, Vietnam, sì o no, nel buono o nel cattivo, è un nome, anche perché fa, purtroppo era famoso per la guerra, adesso è tutta un'altra musica. Vietnam è ancora un paese molto così, si può dire vergine, c'è da scoprire, la questione culturale è radicale, ci sono la cucina, non trascuriamo, è molto buona e molto adeguata col vostro gusto, o gusto occidentale. Mr. Hung ha una storia complicata, è vissuto in Italia, ha avuto anche un ristorante in Italia, commendatore, ha tutta una serie di attività, è consulente d'aziende per aziende italiane in Vietnam, per aziende vietnamite in Italia, ma ha anche una storia privata particolarissima, vogliamo raccontare. Appartiene alla ristretta schiera dei miracolati, perché possiamo dire così. Vi ricorderete come la SARS è stata una malattia che ha provocato anche un sacco di morti e tu sei tra i sopravvissuti, cambi faccia ogni volta che si parla di questa cosa, eh? No, anzi, devo ringraziare solo a Dio che mi ha ancora voluto vivere. Sì, hai detto bene, sono uno dei miracolati, perché quel tempo, come ben noto, non c'era nessun medicinale che potesse curare SARS, ma devo dire che i medici vietnamiti sono bravissimi, veramente nella loro possibilità molto scarsa hanno fatto veramente tanto. Ma tu come te la sei presa sta SARS? Sì, si può dire che è in destino, perché l'ho preso da mio zio, che lui era un medico vietnamita francese, aveva vissuto per 50 anni in Francia. Poi un bel giorno aveva deciso di tornare in patria per poter essere utile alla sua gente. Era andato a lavorare presso questo ospedale francese che è successo il SARS. L'aveva presa senza saperlo e poi si è trasmesso. Purtroppo zio è morto, io sono miracolato, si può dire. Sono ancora vivo e devo ringraziare prima Dio e secondo i medici vietnamiti, che sono stati veramente fantastici, hanno fatto dei miracoli purtroppo. Vuoi dare qualche consiglio ai telespettatori di Marco Polo? Un posto proprio che non si può perdere, un ristorante, un museo, un teatro, una strada, ecco, che suggerimento ti senti di dare da conoscitore di Hanoi, della città, ma anche del gusto italiano? Corrado, è una domanda molto difficile, perché Hanoi, per quanto piccola, però ci sono tanti monumenti, tanti posti, tante le cose da provare. Però se dovessi consigliare una cosa da non mancare, conoscendo la mentalità italiana, conoscendo gli italiani, io consiglierei di non mancare lo spettacolo di Marionetta sotto acqua, perché è uno spettacolo unico. C'è solo il nord, poi con la musica tradizionale molto ma molto bello. Naturalmente, se uno deve accontentarsi un posto, ti ripeto, ci sono tante cose da vedere. Nel cuore di Hanoi c'è un teatro che non vanta tentativi di imitazione. È qui e solo qui e offre uno spettacolo dolce e curioso che entusiasma i bambini, ma corre il rischio di far addormentare i grandi. Sono le marionette sull'acqua, rappresentazione epica della civiltà contadina, proposta e resa spettacolare con il supporto di una grande fantasia. In fondo si tratta di un normale spettacolo di marionette, stessi sistemi di animazione, storie più o meno analoghe a quelle cui si assiste in altre parti del mondo. Di diverso e di straordinario c'è l'acqua. Una vasca, nemmeno troppo grande, una trentina di metri quadrati, sulla quale i personaggi scivolano via grazie a invisibili bastoni azionati sotto il livello dell'acqua da abilissime mani. La vita raccontata dalle marionette si ritrova ancora, per certi aspetti, nella realtà quotidiana. I laghi sono una caratteristica di Hanoi. Sono tanti e anticamente erano quasi tutti delle anse del fiume Rosso. Sui laghi si pesca, si fa ginnastica ogni mattina e la mattina per i vietnamiti comincia davvero presto, intorno alle 5.
È l'ora in cui gente di ogni età viene a fare Tai Chi per tenere il corpo in forma. Westlake, conosciuto anche come il Lago delle Nebbie, offre a quell'ora immagini davvero suggestive. Sulla sponda orientale si trova una delle più antiche pagode del Vietnam, Tran Quoc, costruita nel VI secolo su quelle che allora erano le sponde del fiume Rosso. È un luogo particolarmente sacro perché nel giardino si trovano una serie di monumenti funebri dedicati ai monaci. La pagoda originaria si chiamava Khai Quoc, che significa fondazione del paese, ma nel 1600 fu letteralmente spostata e riedificata qui, su questa penisola del lago Ovest, che era considerata dai geomanti particolarmente propizia perché ha la forma di un pesce dorato. Fu allora che cambiò nome in Tran Quoc, che significa difesa del paese. I laghi sono molto frequentati anche la sera in quella che viene chiamata l'ora degli innamorati, che lasciano sbocciare su queste rive quelle emozioni semplici che fanno palpitare amori creduti immensi, capaci di scatenare incontenibili felicità o dolori disperati, torrenti di lacrime o gioie infinite. I giovani di Hanoi si ritrovano sulle rive di questo e degli altri laghi della città quando la luce diventa più fioca e il giorno si avvia a diventare sera, quando la penombra li protegge e lascia che i loro abbracci non appaiano più come una bomba gettata su una tradizione che non consente troppe leggerezze fra ragazzi e ragazze. I costumi sono ancora rigidi quando si parla d'amore. Siamo in una delle case più preziose, possiamo dire, di Hanoi, perché questa è la casa del maestro Tran Lu Hau, io spero che la pronuncia vada bene. Insieme al maestro, che è questo baldo signore di 80 anni, portati magnificamente e che ringraziamo per averci accolto nella sua casa, c'è Mr. Hung, Nguyen Hu Hung, che fortunatamente parla italiano e che ci ha consentito di venire a casa del maestro. Si può vedere in questa sala ci sono parte delle opere che il maestro ha dipinto. Un artista appassionato della sua terra, correggimi se sbaglio, tu che poi lo conosci bene, appassionato di Sapa nel nord, appassionato di Along, appassionato anche politicamente, perché il maestro Hau è stato anche a combattere a Dien Bien Phu. Gli vogliamo chiedere se ha un ricordo, sia pure lontano, di quegli anni, delle battaglie della metà degli anni 50. E vorrei brevemente di tradurre a tức là giữa cái sống và cái chết thì nó chỉ trong gang tấc. Nó và may là tôi lại được sống sót và cho đến bây giờ thì vẫn còn có điều kiện để làm cái công việc chuyên môn của mình. La guerra è una cosa atroce, la vita, la morte praticamente si divide per un attimo. Io devo ritenere di essere molto fortunato perché sto ancora vivendo e per poter fare un lavoro che mi piace tanto, e dipingere. E che fa delle cose che piacciono moltissimo anche, non soltanto ai vietnamiti, ma anche in giro per il mondo. È un pittore molto apprezzato. Anche se insomma è difficile parlare di ispirazioni, di modelli, insomma, però c'è sempre fra gli artisti il tentativo di magari di guardare, di ispirarsi a qualcun altro. Ecco, se il maestro Hau dovesse scegliere un riferimento nel passato, a quale grande autore penserebbe? Nói đến chiến tranh thì nó thực sự là rất là ác liệt. Nếu nói các họa sĩ thế giới thì nhiều họa sĩ giỏi lắm, tài năng lắm, mà tôi thích thì cũng thích nhiều người lắm. Thế nhưng mà nói cũng tùy theo từng giai đoạn. Có những giai đoạn thì tôi thích Matisse.
Devo dire ho sentito che un nome Matisse. Ci sono tanti maestri del mondo, io ammiro tantissimi loro, ammiro molto e mi piacciono tanti, però dipende, la loro influenza dipende dal periodo, per esempio nel lontano era Matisse. Ma effettivamente tutta la pittura vietnamita ha delle influenze francesi, insomma a volte anche no, le dominazioni possono lasciare qualcosa di positivo, la scuola pittorica francese ha avuto sicuramente delle influenze, lo possiamo vedere forse anche no, in queste tele, nell'uso dei colori del pennello. Eravamo i primi nella scuola Belle Date che è creato dai francesi. Noi anche abbiamo avuto influenza anche quella cinese, giapponese e di altre scuole. Comunque riusciamo sempre a conservare ciò che è caratteristica nostra vietnamita. Tantissimi collezionisti e stranieri vengono in Vietnam per poter scegliere, comprare dei quadri dei vari artisti vietnamiti. Questo è molto bello e molto importante, il linguaggio universale dell'arte, questo è sicuramente importante, talmente universale che oggi l'arte vietnamita è ben conosciuta e apprezzata nel mondo. Ecco, il maestro Hau che idea si è fatta di questo diffondersi dell'arte vietnamita? A Vietnam per un lungo tempo la pittura vietnamita è stata seguendo una, su una certa strada, la strada del socialismo. Però dopo nel 86 capacità di imprendimento degli artisti vietnamiti sono molto molto sviluppati, perciò hanno avuto l'occasione di imparare le cose nuove, di sviluppare le cose che già conoscevano e non sono così a sorpreso di sapere che arte vietnamita viene apprezzata un po' dappertutto. Oh, noi ci beviamo un goccetto di tè verde, che è la tipica bevanda, più del caffè, anche se il caffè è molto buono, il caffè vietnamita. Il tè verde piace, non piace, fa bene, pare che faccia molto bene. I vietnamiti sono sempre straordinariamente ospitali, ringraziamo ancora il maestro Hau. Io vorrei dire una cosa che sembrerà una particolarità stravagante. La casa del maestro Hau è una delle poche case dove si entra senza togliersi le scarpe, si tengono le scarpe. Allora abbiamo chiesto al maestro Hau come mai lui avesse deciso di fare questo. Lui ha risposto con tutta la filosofia orientale vietnamita in particolare, dicendo che una casa sporca si può pulire, ma perdere un ospite, perdere un amico è invece una cosa grave. Dice questo perché togliersi le scarpe è una cosa non gradita da tutti e quindi lui, per rispetto dell'ospitalità e dell'ospite, consente di passare per le sue stanze, per il suo studio, anche con le scarpe. Lo studio del maestro Hau è un luogo che non può risultare meno che familiare a degli occhi occidentali. Sarà davvero l'influenza francese che sta alla base della sua pittura o forse quel suo fare cortese ma mai cerimonioso? Ben diverso è l'impatto con una galleria d'arte dove l'Oriente fa capolino dietro ogni tela. Tendenzialmente l'arte contemporanea vietnamita si rivolge al figurativo con predilezione, ma ha anche in sé l'espressionismo, l'astrattismo e in ultimo tentativi di concettuale. Ci sono molti artisti giovanissimi che si sono dedicati ultimamente alla videoarte, alle installazioni, esperienze artistiche oggi in voga in Occidente. Tradizione, costumi e insieme linee, colori. Ma insomma, come potremmo definirla quest'arte vietnamita di oggi? Direi che è interessante, direi che è variata, in qualche modo ha in sé delle caratteristiche di ingenuità che sono tipiche dell'incontro nuovo di artisti che si affacciano a utilizzare metodi, sistemi e temi che non sono propri della loro origine. Di fronte a queste pennellate di colore puro,
È difficile che il pensiero non corra a Monet e all'intero movimento impressionista. Non è un caso, forse, che alcuni artisti abbiano lasciato la loro terra. Molti artisti vietnamiti sono migrati sia in Francia che negli Stati Uniti e hanno un loro percorso del tutto competitivo a quelle che sono le esperienze dell'arte in quei paesi. Chi invece è rimasto nel paese di origine trova delle sue forme di espressione con un mercato locale abbastanza interessante, tanto è vero che soprattutto ad Hanoi ci sono molte gallerie che trattano sia il figurativo, sia l'astratto, sia anche le altre forme di arte più contemporanea come la videoarte e le installazioni. Come in molti altri settori, anche nell'arte il Vietnam sperimenta il nuovo senza rinunciare alla tradizione. Così, ad esempio, l'arte antica delle lacche rivive in alcune tele contemporanee. L'uso dei materiali locali di alto artigianato, di eccellenza dell'artigianato e diciamo nelle forme primitive di arte è certamente un elemento fondamentale che caratterizza l'arte contemporanea di oggi e quindi diciamo favorisce e sviluppa quello che è il lavoro locale e l'origine. Dall'altra parte però il disegno, la forma, i temi vengono dall'esperienza occidentale, quindi dall'Accademia di Belle Arti francese. Un certo tipo di dolcezza nelle immagini, nelle iconografie che sono diventate per noi tipiche del Vietnam vengono riprese nelle forme e nei modi dell'arte classica tradizionale proposta dall'Accademia di Belle Arti francese. Apricot Gallery è una delle gallerie che si aprono nel quartiere vecchio di Hanoi, una delle più affascinanti che espone il meglio dell'arte contemporanea di questo paese. Chi volesse approfondire meglio la storia dell'arte vietnamita deve fare un salto al Museo delle Belle Arti, il Fine Arts Museum, che si trova proprio accanto alla nostra prossima tappa, il Tempio della Letteratura. Il Tempio della Letteratura è un'oasi di pace in cui diviene ovattato anche il frastuono dei clacson e del traffico che affanna Hanoi. Questo complesso dedicato all'istruzione venne costruito nel 1070, cioè 60 anni dopo la fondazione di Hanoi. Fu dedicato a Confucio per rendere omaggio agli eruditi e ai letterati e ancora oggi sono visibili delle stele in pietra sulle quali sono iscritti i nomi degli studenti che riuscirono a superare brillantemente gli esami più difficili. Nel 1076 è stata la prima università del Vietnam. Il tempio ha 5 cortili interni separati da mura. I viottoli centrali e le porte che collegano un cortile all'altro erano riservati all'imperatore, mentre i mandarini usavano i camminamenti laterali. L'ingresso principale è sormontato da una scritta Ha Ma, che significa scendi da cavallo, un invito piuttosto perentorio per i visitatori. L'atmosfera è magica e a questo contribuiscono anche i nomi dei vari padiglioni. Cortile della celeste chiarezza, cortile del grande successo che ospita una gigantesca statua di Confucio. Durante l'estate, nel tempio vengono organizzati concerti di musica tradizionale vietnamita, che non ha ritmi travolgenti, ma ascoltata qui, consegna ad un'emozione che difficilmente si dimentica. Periferia nord. Il viale è brutto come tutti quelli che escono dalla città, strette strisce d'asfalto che hanno per argine un muraglione oltre il quale questa capitale sembra di nuovo un villaggio di piccole palafitte, costruite in legno e paglia, sulle quali è scritta a caratteri giganteschi una sola parola di 3 lettere. Cho, vuol dire cane.
Allora, qui abbiamo tre mostri, potremmo dire, a seconda di come la si pensa. E sono lui, what's your name, T? What's my name? Yeah. My name is Twin. Twin, yes. Twin, che come dire, gioca in casa, quindi il cane se lo mangia normalmente. Il problema sono loro due. What's your name, Debbie? Freddy. Yeah. Betty. Loro vengono da Londra. Did you just eat the dog, isn't it? Yeah. How was it? Hanno appena mangiato, ecco, ha detto nice. Lei si lamenta un po' perché dice che era un po' grasso, insomma, non della qualità che proprio ama. Ma so you love really to eat dog? I really like it. Uh-huh. And do you often? Lo mangiate spesso? Since I've been in Vietnam, quite a lot, whenever I can. I really like fatty meat, so I eat it a lot. Insomma, gli piace tanto. Dice prima, mi ha detto pure che a casa sua fanno meglio. So at your home, the dog is better than here, than in the restaurant. I think the same, but cheaper, exactly. Cheaper, costa di meno. Vabbè, ok, andate a digerire. So have a good night. Yeah, all right. With your dog. Ok, adesso toccherà a noi, andremo noi a provare il gatto, magari il cane, e vedremo di che sa. Allora, qui si entra nel pericolosissimo capitolo delle avventure e disavventure alimentari. Allora, se è vero che poi la cucina è parte della cultura di ogni popolo ha le sue tradizioni. I cinesi, che poi da qui, da noi, non sono troppo distanti, mangiano e sostengono con ragione dal loro punto di vista che si deve mangiare tutto quello che si muove. Qui si mangia il cane, che non è la sola stravaganza che si mangia in Vietnam e dintorni. Ricordiamo che mangiano anche serpente, mangiano anche altre cose. Il cane a noi fa impressione, insomma, sembra anche banale spiegarlo perché è un animale di casa, ma tante altre cose mangiamo che ci sono vicini. Allora, avere il preconcetto di una cosa che non si mangia, ma forse può anche essere sbagliato. Comunque, mo assaggeremo questo cane, vi spiegherò poi che tipo di sapore ha, anche se il piccolo segreto che loro usano è quello di annegare poi le cose nelle salse, quindi magari sfugge il gusto proprio pieno. Comunque adesso lo mangiamo e poi ne parliamo. Allora, eccolo qua, questo era un quadrupede che faceva bau bau. Loro in genere avvolgono, poi per farle anche più gradevoli, avvolgono le carni, le pietanze nelle foglie e ci mettono pure questo che sembra una specie di sedano nostro. Quindi noi piazziamo questo qua, ci mettiamo pure la fogliolina di questa che sembra una menta. Thank you. Allora, e poi lui ci ha piazzato una Bia Hanoi, che è una birra, e una vodka Hanoi, che è insomma un pochino più sostanziosa e si dovrebbe forse accompagnare meglio. Sentiamo che gusto ha. Molto piccante, un po' soppaccioso. Insomma, non è esattamente un granché. C'è pure un pelame diffuso. Would you please open the beer? Thank you. E una birra sicuramente è meglio. L'altra carne, quella che preparano anche con una salsina, probabilmente è meglio. Quindi tra le due, se dovete scegliere, questa è un pochino più soppacciosa, quella che vedete in un... così in un sughetto come fosse un umido è preferibile, va giù un pochino meglio. Alla salute, ci facciamo una birra. Lo sviluppo non deve e non potrà mai e distaccarsi dalla tradizione, dalla sua cultura. L'apertura non vuol dire cancellare quello che hai per accogliere quello che verrà. Quindi per noi è importante, fin dall'inizio del nostro processo dell'apertura, della riforma, dell'accoglienza, della globalizzazione, l'attenzione è sempre stata fatta
in particolar modo sul come preservare la nostra cultura, la nostra tradizione, ma anche in questo tradizione, cultura, identità non vuole e non deve essere un ostacolo all'apertura e alla riforma.